Insieme ai video di cui abbiamo parlato nella precedente lezione, l'altra cosa di cui non puoi fare assolutamente a meno sono le videotestimonianze. Puoi fare a meno di scrivere articoli, puoi fare a meno di pubblicare post in continuazione, puoi fare a meno di fare campagne pubblicitarie su Facebook, ma non puoi prescindere dai video e dalle videotestimonianze se vuoi posizionarti nella tua zona come esperta di settore e diventare una figura autorevole. Ma come si fa una videotestimonianza che funzioni, che sia veramente efficace? Anzitutto, prima di dirti come si fa, ti dico come non si fa. La videotestimonianza non è, e quindi non si fa sotto forma di intervista. Non è un'intervista. Quindi dimentica quei video in cui ci sei tu e la tua cliente inquadrate, magari sul divanetto del vostro centro estetico, tu fai le domande a lei, lei ti dà risposte come sì, no, benissimo, tu sei stata fantastica, no, è stato un massaggio, sì sì, i risultati ci sono stati, no. Non è un'intervista. Dimentica anche quei video in cui tu inquadri col telefonino la tua cliente e si sente prima la tua voce che fa la domanda fortissima perché è vicino al telefono e poi la voce della tua cliente lontanissima perché è inquadrata e più lontana magari che dà la risposta, dando risposte sempre nette alle tue domande. La videotestimonianza non è un'intervista e ti spiego perché. In realtà è molto semplice. Ciao, sono Tony Balbi, ideatore di Uma e fondatore di App Marketing. Ti interrompo solamente un attimo per dirti che se ti piace questo video e stai interessato ad altri video come questi, puoi iscriverti alla mia community dal modulo qui sotto. All'interno troverai tantissimi contenuti gratuiti per migliorare da subito il marketing del tuo centro estetico. Ti lascio al video. Ciao! Quando guardiamo un'intervista, noi non siamo lì. Noi stiamo guardando due persone che parlano, di conseguenza siamo estranei al discorso, lo stiamo ascoltando, stiamo facendo i voyeur, ma non siamo parte del discorso, quindi non ci emozioniamo, non siamo parte di quello che sta dicendo, non ci immedesimiamo in quello che sta succedendo, siamo osservatori passivi di una discussione fra due persone. Se al contrario la tua cliente invece guarda in camera, come sto facendo io adesso, parla a chi sta guardando il video, quindi si rivolge direttamente all'utente che sta guardando il video, parlando della sua storia, di quello che le è successo, avremo tutto un altro risultato. Un risultato che sarà mille volte più potente. E perché? Perché quella che ne verrà fuori sarà una discussione fra la tua cliente che si confessa in video, che racconta quindi la sua storia in video, e l'utente che guarderà quel video stesso. E succede quello che succede quando un'amica si confida con un'altra. Che cosa avviene quando un'amica si confida con l'altra? Che l'altra si immedesima nella storia, si emoziona, la capisce, si sente parte di quella storia, si sente partecipe di quella storia, e questo è quello che accadrà se farai una videotestimonianza come quelle che ti sto per consigliare, per descrivere in questa lezione. Infatti, dopo che avrai fatto sedere magari la tua cliente su una sedia di fronte alla telecamera, hai posizionato le luci e tutto il set come ti ho detto nel video precedente, quello in cui ti dicevo come fare dei video che funzionano, dovrai riuscire a farla parlare senza porre delle domande. Quindi ti consiglio di metterla a suo agio, di posizionarle il microfono e di dirle che cosa accadrà e cosa deve succedere. Quello che dovrà succedere è che la tua cliente parli della sua storia, del suo racconto, partendo dal problema iniziale. Quindi dovrai invitare la tua cliente a parlare del problema che aveva prima di decidere di rivolgersi ad un centro estetico e poi di rivolgersi al tuo centro estetico, partendo proprio dal problema, quindi da che problema aveva e soprattutto da che disagi questo problema le comportava. Ad esempio, se la tua cliente era in sovrappeso, in molto sovrappeso, le farai raccontare questo, le farai parlare di quanto era sovrappeso, da quanto tempo era in sovrappeso e magari di quanti chili era in sovrappeso e di tutti i disagi che questo sovrappeso le comportava, dal non mettersi magari dei jeans attillati, dal non mettersi il bikini o addirittura non andare al mare o a coprirsi quando andava al mare, dallo stare in disagio con le altre persone, dal non sentirsi bella abbastanza, dall'essere scontrosa col marito, tutti quei dettagli in cui una persona può immedesimarsi, perché magari una donna che ascolta la testimonianza di un'altra donna che era in sovrappeso di 20 kg non riesce a immedesimarsi subito perché magari lei è in sovrappeso di 10 kg, ma se quella persona gli racconta i suoi disagi, quindi del fatto che si sentiva in imbarazzo, che non riusciva a indossare jeans stretti, oppure che non riusciva ad andare al mare liberamente, o che non si sentiva bella agli occhi del marito, del compagno, della compagna, del fidanzato o della fidanzata, questo farà scattare subito quel senso di medesimazione nella persona che sta guardando il video e dire: ecco, anch'io mi sento così, anch'io mi sono sentita in imbarazzo, anch'io faccio fatica a vestirmi come vorrei, anche io mi sento brutta, non mi sento apprezzata dagli altri, mi sento a disagio quando vado al mare. E questo serve proprio per generare questo tipo di trigger psicologico, questo grilletto, questo gancio
collegare la tua cliente che parla di quello che ha fatto con te all'utente. Una volta poi che avrà parlato del problema e del disagio, falla scivolare, chiedile di andare avanti nel racconto e di parlare di quello che è successo dopo aver scelto di venire da te, quindi delle motivazioni che l'hanno portata a scegliere proprio il tuo centro, magari anche di come ti aveva conosciuto, se attraverso il passaparola o aveva visto un tuo post su Facebook, una tua pubblicità per strada da qualche parte, e di come si è trovata, quindi della prima consulenza con te, del primo incontro, di come le sei sembrata, dei dubbi che le hai risolto, delle rassicurazioni che le hai dato. Qui cerca di calcare la mano sull'emotività del primo incontro che tu hai avuto con lei, e quindi di come sei riuscita a capirla, di come sei riuscita a starle vicino, se aveva delle esigenze particolari che tu hai afferrato subito in consulenza, falla parlare di quello, se era la prima volta che magari quando parlava con te si sentiva capita, falle calcare la mano su quello, falle proprio dire: era la prima volta in vita mia che parlando con qualche professionista o qualche estetista mi sentivo veramente capita, sentivo che quella persona capiva i miei problemi e per questo ho deciso di andare avanti con i trattamenti. Poi falla parlare dei trattamenti che ha fatto, non farle calcare la mano su che tipo di trattamenti, che tipo di tecnologie, che prodotti ha utilizzato, di questo non gliene frega niente a nessuno. Togliti dalla testa che a qualcuno possa interessare il tipo di prodotto che usi, il tipo di tecnologia che usi. Questo non interessa, alle persone interessa la storia e il risultato e la rassicurazione sul fatto che tu sei quella giusta. Nessuno conosce tutti i prodotti, quindi è inutile parlare dei prodotti, nessuno conosce tutte le tecnologie ed è inutile parlare di quelle. Fai viaggiare tutta la testimonianza sull'emozione, sul rapporto umano, sulle persone. È quello che conta, è quello che funziona ed è quello che ti porterà risultati, e cambiando la tua comunicazione veramente da così a così. Quindi, dicevo, falle parlare dei trattamenti fatti e falle raccontare i primi risultati raggiunti. Se è successo nel suo percorso che magari dopo le prime sedute, dopo una, due, tre sedute ha avuto già i primi risultati, falle parlare di questi risultati, falle subito quantificare il risultato, quindi se ha perso 3 kg, 4 kg, se ha sgonfiato il corpo, se è riuscita ad infilare un jeans che non riusciva ad infilare più, se il suo umore è cambiato. E una volta che ha parlato dei risultati, falle dire come questo magari l'ha incentivata a continuare, le ha dato quella spinta necessaria che non le era mai capitata, che non era mai riuscita ad ottenere prima, e che l'aveva portata ad andare avanti, a impegnarsi ancora di più a casa, ad iniziare davvero ad impegnarsi nell'alimentazione, nell'attività fisica, ad essere più felice perché finalmente sentiva che qualcosa stava cambiando e che i risultati arrivavano, potevano arrivare. Quindi per la prima volta in vita sua la tua cliente ha avvertito che il cambiamento poteva succedere grazie a te, perché questo è il messaggio che passerà. Concludi il video con due parti, con la parte in cui le fai dire come sta adesso, e quindi in modo tale da generare un contrasto con l'inizio del video in cui parlava del disagio, quindi se il disagio iniziale era non riuscire ad andare a mare, non riuscire a indossare un jeans che una volta le calzava a pennello, se il disagio iniziale era sentirsi a disagio col marito, adesso falle dire il contrario, cioè se è vero, ricordati che dovrà essere una testimonianza onesta, quindi tu calca la mano quando trovi appigli, ma non far inventare nulla di finto alle tue clienti, altrimenti perderai la fiducia della persona che ti sta lasciando la testimonianza, quindi falle raccontare la verità, tu calca solo la mano sulla verità. Dicevo, se ha parlato di qualche tipo di disagio all'inizio, adesso deve parlare del fatto che quel disagio non c'è più, quindi falle dire che a fine trattamento è riuscita a indossare un jeans che non riusciva a mettere da 10 anni, che adesso è molto più felice con suo marito perché si vede bella e il marito ha notato questo suo nuovo sorriso e quindi le presta più attenzioni, sente che piace di più, nota gli sguardi in giro, i colleghi gliel'hanno detto, le amiche, i figli hanno notato che è più felice, che sta meglio, va a mare senza disagio. Falla parlare di tutta questa situazione piacevole di adesso e ovviamente dei risultati raggiunti in termini numerici, quindi in termini di chili persi e centimetri persi. Poi, ultimo step, chiedile se le è capitato di consigliare il tuo centro a qualcuno. E se non le è capitato, chiedile se lo farebbe e perché lo farebbe. Ricorda però che tutto quello che dirà la tua cliente non dovrà sembrare una risposta alla tua domanda, e questo riuscirai ad evitarlo facendo attenzione a raccomandarti con la cliente di ripetere la tua domanda nella risposta. Ad esempio, quando tu le chiederai quale era il suo problema iniziale, evita che lei ti risponda i chili di troppo, ero in sovrappeso, ma fai in modo che risponda: il mio problema iniziale erano i chili di troppo perché da troppi anni ero in sovrappeso e non mi piacevo più. In questo modo, quando andrai in montaggio, quando qualcuno monterà quel video per te, togliendo le parti in cui tu fai la domanda, si sente quindi la tua voce fuori campo, le sole risposte della cliente basteranno a creare un monologo
senso compiuto e quindi a creare un racconto vero e proprio come se fosse una confidenza appunto della tua cliente all'utente che guarda il video, alla tua prossima cliente. Vedrai che inizialmente appena sedute le clienti avranno diversi tipi di reazione. Ci sarà quella che fa finta di essere emozionata, che fa "Oddio, queste luci, questa telecamera", ma in realtà non vedeva l'ora di mostrarsi in video. Ci sarà quella che invece è realmente spaventata dalla telecamera e che sarà totalmente bloccata all'inizio, che avrà paura di parlare, che dirà frasi brevissime che non servono a nulla. Non spaventarti, sii paziente, di loro che sono brave, di loro che vengono bene in video, di loro che le luci e il montaggio sistemeranno tutto e vedrai che con una registrazione, una chiacchierata di 10-15 minuti riuscirai ad avere una videotestimonianza di circa 3 minuti perfetta, ottima da riutilizzare poi e veicolare sui social. L'ultima raccomandazione che posso farti riguardo le videotestimonianze è di stare attenta a fare in modo che quando parleranno di te o del tuo centro le clienti non dicano "con te mi sono trovata molto bene" o "in questo centro sono stata molto bene", ma mettiamo caso che il tuo nome sia Valentina. Fai in modo che la tua cliente dica "con Valentina mi sono trovata bene, Valentina in consulenza è stata fantastica perché ha saputo aiutarmi così 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 e nel centro di Valentina, nome del centro, torno ogni settimana molto volentieri". Insomma, fai in modo che ripetano il tuo nome e quello del centro anziché dire te. Ricorda che come i video anche le videotestimonianze sono fondamentali perché le tue clienti soddisfatte sono il miglior strumento di marketing che tu potrai mai avere. Utilizzarle quindi nella maniera giusta, farle nella maniera giusta e veicolarle nella maniera giusta sono uno strumento potentissimo per arrivare a più persone possibili, per scalare la tua comunicazione e quindi aumentare il tuo bacino d'utenza e di conseguenza il tuo fatturato. Ci vediamo nella prossima lezione.